Ciao a tutti, ieri abbiamo parlato del meraviglioso trio Bramieri del frate Pisu, protagonisti al nuovo nel 64 dello spettacolo Italiani si nasce. A Bramieri abbiamo dedicato 3 puntate, a Pisu quella di ieri, oggi parliamo di Marisa del frate. Nasce a Roma nel 31, muore nel 2015. Cantante, attrice, showgirl. È al Festival di Sanremo nel 58, interpreta diversi film, tutte commedie all'italiana. La sua fama resta comunque legata all'Amico del Giaguaro, dove insieme a Bramieri e a Pisu si scatena in imitazioni, parodie e sketch canori. Per fuori dal palcoscenico la vediamo in questo carosello del 1962 delle Caramelle Dufour. È una sorta di meta carosello, visto l'argomento che è la pubblicità. Del resto negli anni 60 la pubblicità è in auge, è molto in. Dick York, il marito di Elizabeth Montgomery in Bewitched, vita da strega, che nasce nel 64, è un pubblicitario. Beh, vediamo il carosello allora con Marisa del frate del 62, un'attrice, cantante, purtroppo sottovalutata nel panorama nazionale, purtroppo capita. Vediamo il carosello. Pronto, chi è? Sono io, Biagio, il tuo Topolino Grigio. Non mi disturbare, sto guardando la pubblicità in televisione. Oh, che comunicativa, i pubblicitari. Ma la tua è una fissazione. Ma si può sapere che vuoi? Voglio l'ingegno vario del pubblicitario. Che sia sapone o rum, ogni suo lancio è un boom. Ah sì? Parola di Biagio, adesso faccio un plagio. Permesso? Avanti, prego, si accomodi. Buongiorno. Sì, buongiorno, ma con scien diretto spot or no? Ma allora lei è un pubblicitario. Che bellezza. Mi dica, saprebbe trovarmi un'idea così su due piedi? Certo, stia a guardare. Non è una disgrazia con colla Alsazia. E se per caso ti cade un vaso, cia cia cia, e mille pezzi si ridurrà, cia cia cia, la colla Alsazia la attaccherà. Ciao. No. Insomma, basta! Oh, scusi, sai, mio insopportabile vicino. Per la chiave del vicino, aspirapolvere Tonino. Ah, oh, Tonino. Si chiama come il cugino di Biagio. Biagio? Allora c'è un altro uomo. C'è, non c'è. Se lo lascia e sposa me, camperà quanto Noè. Noè? No, mi ricorda il diluvio. La vuole una bella sigla musicale e una bella figurina a premio da 10 punti? No, non ami il cucito. Lo vuole un amore propagandistico, molto selling e molto radio diffuso a prova di concorrente. Ah, no! Insomma, più che l'amore, che vuoi? Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa du-du-du-du-du-du. Lis, la caramella con il bis, in tutti i gusti per voi. Bis per me. Bis per me. Bis con Lis. E... alla tua. Con Lis Bar, il bar in tasca come un bicchierino di liquore. Dolci, buone squisite sono le preferite. Gustare sempre anche tu, son di du-du-du-fur. Che vi ricorda la squisita caramella Otello. Sì, un carosello davvero meta pubblicitario. Ciao a tutti, ciao.